Questo è il terreno abbandonato che abbiamo acquistato e questa è la casa sulla spiaggia che stiamo ristrutturando per venirci a vivere. Benvenuti in questo secondo episodio, quello del vero e proprio inizio dei lavori di ristrutturazione. Siamo la Ocean Family e oggi è inizio uno dei capitoli più importanti della nostra vita. C'è un sacco di vegetazione da sistemare e da catalogare qui, ma questo lo vedremo più avanti. La casa non è in buone condizioni, sembra abbandonata e ha bisogno di una ristrutturazione importante. Così abbiamo pensato di acquistare materiali per la ristrutturazione completamente in autonomia, prima che i muratori inizino i lavori. E grazie a Defender sono riuscito a portarli qui in pochi viaggi. Li ho sistemati sotto questa tenda oscurante che pensiamo fosse adibita per il rimessaggio delle auto. Non è idrorepellente, ma la copriremo più avanti. Nello scorso video vi abbiamo mostrato il terreno e tutto ciò che fa parte della proprietà, ma ora è il momento del tour della casa. Ragazzi, a lavori inoltrati finalmente facciamo il tour della casa. Questo è l'ingresso. Il soffitto è stato creato un controsoffitto con il legno che c'è sia in questa stanza sia nella nostra futura camera. Da questa parte c'era la seconda camera da letto molto grande, perché queste camere sono molto grandi, ma noi abbatteremo questo muro e creeremo un open space. Là ci sarà la cucina e di qua il soggiorno. In questa futura cucina ci sarà una vetrata sopra alla nostra cucina, mentre da questo lato ci sarà l'apertura della vetrata. Abbiamo già individuato con, diciamo, dei tratti a matita le dimensioni. Esattamente. E di qua invece sarà questa qui, che sarà esattamente sopra il lavandino. Chiaramente di questi abbiamo già fatto il preventivo e vi dico di più, sono già da oggi in lavorazione, in produzione. Arriveranno all'incirca a lavori ultimati di muratura, quindi quando saranno demoliti. Ma devo dire già anche dove verranno chiuse le porte. Sì, sì. Questa sarà la nostra camera. Ovviamente è molto difficile immaginare tutti i lavori che vi stiamo dicendo, però. Allora, non si entrerà da qui perché questa porta sarà chiusa, ma comunque sia questa è la stanza, sempre con il soffitto uguale al soggiorno. Qui verrà creata una parete circa un metro da lì, quindi la stanza è leggermente più piccola di questa, ma comunque con i metri quadri giusti per essere una camera matrimoniale. Quindi dietro di me ci sarà una sorta di corridoio con accesso alle due camere, perché saranno due camere da letto, e al bagno. Quindi un po' di immaginazione, ragazzi, so che non è facile. Queste sono le finestre che vogliamo recuperare. Esatto, sono di questo stile antico, vedete, fatte così, a due pezzi, non hanno persiane esterne, hanno solamente, diciamo, il vetro, il telaio con il vetro e questa specie di scuro, perché si chiama scuro, apribile. Con fuori le inferriate, perché che manterremo, purtroppo non sono bellissime. Ma purtroppo essendo, diciamo così, vicino al mare e senza vicini, perché siamo completamente dispersi nel nulla, diciamo che ci danno una bella sicurezza in più. Questa, senza tutto questo muro inutile che vedete, sarà la cameretta di oceano. Esatto, dovete immaginare senza questo set divisorio. E quella chiusa, ovviamente. Esattamente, quella porta che adesso accede al bagno sarà chiusa. Qui sarà una stanza rettangolare, piccolina, però ragazzi, una stanzetta ci sta. Armadio, ci sta un letto, un armadio, una scrivania. Stiamo valutando se sostituire questa finestra, perché è una di quelle mal ridotte, brutta, piccolina. Questo è il bagno che si sta allagando.
siamo già in fase di lavorazione, eh? Si sta allagando perché purtroppo abbiamo demolito e rimosso il lavandino e adesso sta perdendo. Giustamente domani vado in ferramenta a prendere tutto quello che serve almeno per tappare i buchi. Una bella chicca del bagno. No, questa però io la direi di farla vedere, diciamo, una volta montata. Diciamo solo che lì in fondo ci sarà la doccia. Esattamente, qui in fondo, diciamo, in questo lato dove c'era già la doccia piccola, ci sarà la doccia lunga tutta la parete. Questa parete sarà aperta in modo tale da allargarlo di un buon metro, quindi non sarà un bagno gigante, però diventerà un bagno normalissimo. Un'altra cosa molto carina della stanza di oceano, perché questa stanzetta chiaramente sarà quella di oceano, è che avrà l'accesso esterno direttamente. Non ce l'avremo noi in camera da letto effettivamente, perché noi avremo una finestra normale. Oz invece avrà il beneficio di avere l'accesso al giardino sul retro, che vi abbiamo fatto vedere nel video scorso. Se ve lo siete persi, andatevelo a recuperare. Qui manterremo, potrà scappare di casa, perché recupereremo questa porta che è vecchissima, fatta nello stesso identico stile delle finestre che vi abbiamo fatto vedere, quindi che si apre così, avrà il vetro, quindi una camera sarà molto luminosa. Lui potrà aprire, uscire e arrivare. Innanzitutto questa pergola sicuramente sarà da sistemare, come vi ho detto, però uscirà nel backyard. E il backyard, ragazzi, come vi abbiamo fatto vedere, è immenso, quindi si potrà divertire come vorrà, animali permettendo, perché abbiamo già scoperto che ci sono varie specie di insetti, calabroni, vespe in giro. Vabbè, però siamo nella natura, il bello anche questo. Vi faccio vedere una parte esterna che in realtà nello scorso video non vi ho fatto vedere. Attualmente esiste questo lavatoio, che è un lavatoio, mi piacerebbe salvarlo, magari riportarlo a uno stato migliore, magari allungarlo, fare un piano di appoggio giusto per avere una lavanderia esterna. Questo invece fra ho scoperto che l'ho appena staccato dal muro e ho scoperto che si può spostare. Volevo buttarlo, demolirlo, no. Ma in realtà potrebbe, magari stuccato, intonacato, diciamo, reso come se fosse un muretto bianco. Piano per la piastra. Piano per qualcosa. Magari di là potrebbe servire come tagli, robe, non si sa. Lo salviamo. Vedete? Come vi ho detto già, siamo invasi da calabroni, quindi dobbiamo trovare. È un calabrone, una vespa. Poi, attualmente, esternamente, qui c'è una doccia che si ricollega con l'impianto della doccia interna. Qui avverrà quella chicca di cui vi parlavamo, quindi questa doccia verrà rimossa e vorrei portarla in una zona un po' più lontana, tipo questa, che è la zona più rigogliosa, dove mi piacerebbe mettere delle piante tropicali, tipo dei banani, delle palmette, così, e fare una doccia, sempre di muratura, diciamo, con due o tre muretti, all'interno di queste piante tropicali. E, cioè, immagino già d'estate andare a fare la doccia in mezzo alle piante. Un sogno. Abbiamo trovato la casa semi arredata, tutte cose che non ci torneranno utili purtroppo, quindi andranno smaltite. Francesca invece si sta già occupando della vegetazione, vorrebbe salvare il salvabile e rimuovere tutto ciò che è superfluo o dannoso per altre piante, come questa siepe. La palma, ora si sta inglobata, guarda qua che bella. La mia, come si chiama questa? Tagliarami? Della Lidl, 3,49 euro. Voglio tagliare quello lì. Anche deve entrare bene, se no non lo taglio, aspetta. C'è la rullazione, sì. Veramente.
un'altra ora. Nel frattempo mio padre mi dà una mano con i lavori di idraulica, nella quale sono davvero negato, e per spostare gli arredi più pesanti. Viviamo su questa costa completamente soli, ma di tanto in tanto qualcuno viene a trovarci. Così lo sfruttiamo per darci una mano. Sono effettivamente finalmente iniziati i lavori di ristrutturazione, risistemazione, chiamatelo come volete, di conservazione, perché come vi ho detto un sacco di cose cercheremo di mantenerle proprio perché fanno parte del contesto storico e quindi tutto quello che stiamo riuscendo a fare lo stiamo facendo noi. Infatti abbiamo iniziato i lavori che possiamo fare noi in attesa che arrivino invece i professionisti, i muratori, gli impiantisti e via dicendo. Iniziamo a togliere tutto quello che è superfluo, abbiamo svuotato la casa di tutti i mobili che c'erano vecchissimi, la maggior parte marci, di umidità, e adesso invece tocca alla rimozione di tutte quelle piastrelle, non del pavimento ma delle pareti, ad esempio del bagno, vecchie, che in realtà è proprio un po' il lavoro più sbatta che c'è da fare: spaccare, disfare, portare via il materiale. Non vedevo l'ora di questo momento e sono contentissimo. L'ho detto tante volte e lo dirò tante volte in futuro: questa è la casa dei miei sogni. Si respira anche l'aria del mare. Pazzesco.
Dopo aver caricato per quasi un'ora il Defender, è completamente pieno raso di cose e abbiamo provato ad andare in discarica, però l'abbiamo beccata chiusa per 5 minuti, ragazzi. Cioè, siamo incazzati neri, ma soprattutto perché adesso, tra l'altro, questo weekend c'è Pasqua, Pasquetta, la gente non lavora, tutto chiuso, quindi dobbiamo aspettare minimo 4 giorni con la macchina carica, così che ovviamente non scaricheremo, per poter andare in discarica. Chiaramente ho fatto tutto il progetto, sia per quanto riguarda lo stato di fatto, perché ho dovuto fare anche dei rilievi, perché tutta la documentazione che c'era in catasto non era, era molto approssimativa. Ho dovuto appunto rilevare tutte quelle pareti e discrepanze che c'erano nello stato di fatto, per poi realizzare, diciamo, anche tutte le varie sequenze delle lavorazioni, tra cui la demolizione, quelle opere di demolizione che saranno fatte, riportarla allo stato di fatto sostanzialmente, più delle piccole modifiche, tra cui le vetrate e via dicendo. La costruzione di alcune pareti interne, in realtà si tratta solamente di una parete, questo invece è post costruzione, come sarà realmente, diciamo, la casa finita i lavori di demolizione e costruzione. Può vedere già che cambia molto, perché abbiamo una zona giorno, pranzo, cucina, che è molto grande rispetto a prima, con due camere da letto, una un po' più piccolina, una un po' più grande, un bagno che sarà abbastanza particolare perché ha una forma ad L e un piccolo disimpegno. Abbiamo anche diviso i lavori in tre step. Questo è lo step iniziale, di chiamata, diciamo, fase 1. Renderemo la casa vivibile con due stanze da letto, un grande soggiorno cucina, per poi, diciamo, avere una seconda fase di realizzazione, diciamo, in seguito. Questo è stato fatto semplicemente per motivi di budget, in cui verrà realizzata una scala esterna con un piccolo sottoscala che sarà un disimpegno, dove potremo stivare delle cose, perché attualmente la casa è molto piccola. Una scala esterna che porterà, diciamo, al tetto, che essendo calpestabile, essendo abitabile, è bello anche sfruttare. E in seguito fare una richiesta per ampliare anche questa zona, che attualmente non c'è, dove poter realizzare un'altra camera da letto e un altro disimpegno, dove in realtà ci sarà una zona lavanderia per svuotare il bagno di tutto quello che è la lavanderia e lasciarlo molto più, diciamo, vivibile, e creare una sorta anche di ripostiglio. Sto realizzando anche dei prospetti illustrativi, molto non tanto dettagliati, diciamo, però giusto per capire come verranno gli spazi all'interno della casa, quanto sarà vivibile. Quindi qua si vede già la vetrata, un'altra piccola vetrata che metteremo, la zona dei divani, con da parte il caminetto, che è una stufa pellet. Questo invece è l'ingombro delle due, della cucina e della penisola, con il tavolo. Questa invece è la vista frontale della cucina. Mi sono fatto da solo anche lo schema dell'impianto elettrico, ho fornito all'elettricista, semplicemente lui verrà e farà esattamente quello che gli ho disegnato. La verità è che questo progetto è nato con l'intenzione sia mia che di Francesca di realizzare questa ristrutturazione completamente in autonomia, io e lei, in tutte le fasi, dalla progettazione, come avete visto, fino proprio all'esecuzione, facendo anche, diciamo, dei lavori che non abbiamo mai fatto, quindi affrontando una ristrutturazione con la consapevolezza di imparare step dopo step, anche dagli errori, perché sappiamo che probabilmente non verrà una casa perfetta, come se facessimo fare tutti i lavori a dei professionisti. Voglio far passare da questi video che non lo facciamo per uno scopo di, diciamo, risparmio economico, sicuramente anche quello, ma più che altro proprio per avere un progetto nostro, fare qualcosa di grande nella vita, come ad esempio ristrutturare una vecchia casa sul mare completamente in autonomia, dalla progettazione all'esecuzione. Non so se sarà completamente fattibile, come vi ho detto, alcuni passaggi, tra cui l'elettricista, l'impiantista, l'idraulico, lì dobbiamo affidare per forza dei professionisti, perché lì veramente proprio non saprei metterci mano. Sono dei processi che bisogna avere delle conoscenze tecniche che si apprendono facendo degli studi. Diciamo che tutto il resto, se sarà possibile, se non incapperemo in grandi problemi, sicuramente lo affronteremo noi in autonomia. È una cosa che stiamo studiando da diverso tempo. Come avete visto, la casa è molto piccola. All'incirca nei vari step si vede la crescita volumetrica della casa. Nel primo step, che è quello che, diciamo, speriamo di portare a termine entro fine anno, è all'incirca di 70 metri quadri, superficie interna, che è molto piccola considerando che abbiamo anche un bambino. Però, come vi abbiamo detto nello scorso video, sappiamo benissimo che è una casa e un terreno che sfrutteremo per la maggior parte
fuori, esternamente. Nel terzo step la casa diventerà, se ci lasceranno le concessioni, di 90 metri quadri e già può essere una casa, diciamo, abbastanza definitiva. E adesso voglio fare questa cosa che volevo fare proprio dal momento in cui abbiamo preso la casa, che è cronometrare quanto tempo ci vuole dal cancello di casa alla spiaggia. Quindi lo facciamo insieme. Adesso faccio partire il cronometro. Ok, ci siamo. 3, 2, 1, via! Sono letteralmente adesso a metà strada, sono già sulla sabbia. Arrivato. Stop. Oddio, come si fa? Interrompi. Ragazzi, 30 secondi e sono in spiaggia. Pazzesco. Anzi, prossimamente voglio fare uno shorts dove corro da casa, proprio da dentro casa. Anzi, sarebbe fighissimo proprio dal letto e che arrivo al mare e mi tuffo e cronometrare quanto ci vuole. Però secondo me intorno proprio agli un minuto, non di più, un minuto e mezzo. Grazie per aver visto anche questo secondo episodio, nonché l'episodio d'inizio dei lavori reale alla nostra nuova casa. Se non volete perdervi gli episodi prossimi che usciranno sul canale, vi invito ad iscrivervi, è completamente gratuito. Noi ci vediamo settimana prossima per un nuovo episodio, perché questa era la Ocean Family, baby.